Il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma è solidale con Maggio Danza, eccellenza storica e artistica di Firenze e dell'Italia. Dietro la chiusura di un teatro o di un settore di esso ci sono direttori, registi, interpreti, scenografi, costumisti, scenotecnici, macchinisti, attrezzisti, fonici, light designer, elettricisti, sarti, truccatori, parrucchieri, maschere, portieri, addetti al botteghino, vigili del fuoco, a cui vanno aggiunti professori d'orchestra, artisti del coro, danzatori, direttori di scena, registi assistenti, maestri del ballo, maestri del coro e amministrativi. Tutte le persone qui descritte resterebbero senza lavoro da un giorno all'altro e tutte le loro famiglie senza un sostegno. La cultura muove l'economia nazionale ed è qualcosa di cui non si può fare a meno. Chi paragona il mondo dello spettacolo a qualcosa di arrangiato è disinformato. La prossima volta che sentirete la notizia di un teatro che chiude o che naviga in pessime acque, vi preghiamo di avere per noi la stessa solidarietà sociale che avreste di fronte al licenziamento di 500 operai. Noi non abbiamo la cassa integrazione e dall'ultima finanziaria nemmeno il diritto all'indennità di disoccupazione. Prendendo spunto dalle parole del Presidente del Consiglio Enrico Letta, la priorità politica oggi è il lavoro, chiediamo alle istituzioni, nelle persone del nuovo Ministro dei Beni Culturali e del Turismo Massimo Brai, del Sindaco di Firenze Matteo Renzi e del Commissario del Maggio Musicale Fiorentino Francesco Bianchi, di risolvere positivamente la grave situazione in cui vertono i nostri colleghi di Maggio Danza.